come l'assistenza tecnica fornita dal POAT ha portato risultati nella gestione dell'amministrazione del Ministero. Bene, l'allora direzione regionale della Calabria, oggi questi uffici hanno cambiato nome, è stata, come dire, un attivo interlocutore del progetto di assistenza tecnica del Ministero, e nel senso che abbiamo voluto declinare questa possibilità di avvalerci di una qualificata assistenza per aiutarci a dare soluzione ad alcuni problemi che incombevano sulla gestione del territorio calabrese. E a partire dal tema importantissimo della salvaguardia del paesaggio, perché il progetto di assistenza tecnica è intervenuto in un momento in cui la nostra direzione era in fase di copianificazione dello strumento di tutela paesaggistica, cioè del piano territoriale paesistico, e ci siamo avvalsi del supporto che il POAT ci ha appunto offerto per costituire un gruppo di lavoro selezionando appunto un istituto universitario attraverso un bando di evidenza pubblica elaborato con i tecnici del POAT per fare un'operazione di fondamentale importanza per la salvaguardia paesaggistica del territorio calabrese. In sostanza quella che si chiama in gergo la vestizione dei vincoli. Siamo andati a esaminare le condizioni attuali, a distanza di tanti anni dai decreti che avevano istituito i circa 60 vincoli paesaggistici della Calabria e per verificare il loro grado di come dire, applicabilità nel contesto odierno. Quindi si è fatta una ricognizione attenta dei territori protetti dal vincolo e anche appunto della consistenza dei valori paesaggistici residui dopo decenni, in alcuni casi, dall'istituzione di questi vincoli. E ne è risultato un complesso anche di normative adattate alle specifiche esigenze che credo che rappresenti un unicum. Almeno al momento in cui è stato redatto, sul territorio italiano. Questo lavoro è poi confluito nella successiva edizione del POT in un affinamento di questa indagine finalizzata alla redazione del piano territoriale paesistico della Regione Calabria. Un'altra attività che è stata avviata con le risorse POAT è stata l'assistenza propriamente ad un esperimento di valorizzazione dei siti minori che ha visto, diciamo, interagire la Regione Calabria che metteva in campo le risorse del POR appunto sul tema specifico della valorizzazione, che ha visto interagire la regione con la direzione regionale del MIBACT. Questo lavoro ci ha permesso di affrontare come dire, in termini anche di verifica normativa e giuridica, il percorso intrapreso che mirava a realizzare un inedito approccio dal basso, come si dice in gergo, bottom up, cioè dai territori verso appunto i beni e la nostra amministrazione, e
delegando in sostanza la proposta delle azioni di valorizzazione alle forze vive del territorio. E questo percorso è stato intrapreso con un bando, attraverso un bando formulato dalla Regione e una successiva azione della direzione regionale e delle sovrintendenze, assistite appunto dai tecnici del POT, che hanno potuto redigere uno schema di convenzione adatto alla fattispecie molto innovativa sperimentata in Calabria.